Praticamente noi siamo, non siamo del territorio, abbiamo comprato questa azienda, capito? Siamo dalla montagna, dalla Barbagia. Praticamente abbiamo un rapporto con le piante, un approccio molto, molto bello con le piante. Per quale motivo? Perché le rispettiamo. Ci ha imparato mio padre a rispettare le piante, non è che facciamo un taglio unico e tagliamo tutte le cose. Praticamente lo rispettiamo la pianta perché ci dà anche da vivere. Ma vedi che è proprio secca. Non è che tagliamo una pianta verde, tagliamo quella pianta secca. Abbiamo il rispetto delle piante. È morta, la tagliamo e c'è il 99% che lei, una volta che la tagli la secca, i polloni ripartano. Capito? Siamo a Ossieri, è un'azienda agrituristica venatoria, cioè abbiamo l'azienda, abbiamo gli animali, dalle pecore, le capre, mucche, maiali, asini, cavalli, un po' di tutto, perché siamo nati in mezzo a quest'ambito. La cultura nostra è stata tramandata da nostro nonno, mio padre, da generazione a generazione. E niente, siamo quattro fratelli, arriviamo da Orune, in provincia di Nuoro, praticamente Barbagia, e siamo venuti qua perché i terreni permettono più di lavorare bene, permettono, ci danno più soddisfazioni dalla Barbagia, perché il territorio è molto, molto boschivo e molto montagnoso lì, qua invece più ti viene più favorevole a fare i lavori, viene. E niente, abbiamo un mini caseificio, trasformiamo anche, in parte versiamo, in parte lavoriamo il formaggio. Monte Zuighi si chiama. Praticamente è il Monte del Giudice. Lo vedi questo, per esempio, un accorgimento che abbiamo fatto a questa pianta. Non vedi che l'abbiamo fatto il sostegno con le pietre, con la cosa naturale che abbiamo trovato per non crollare. Capito? Prima si faceva così. L'allevatore, chi viveva in campagna, si occupava degli animali, in più si occupava anche delle piante. Che cosa faceva? Le arginava quando vedeva un problema, l'aiutava a crescere, la puliva, la faceva tirare su come un figlio. Le pecore erano molto felici, contente, sane, naturale, al naturale. Non hanno forzatura di niente, mangiano quello che vogliono, non sono spinte con i mangimi come ci sono un sacco di aziende. Ci abbiamo molto creduto su questo. Abbiamo tornato a chiedere le razze per quel motivo, per essere autoctone. Lo vedi quel maschio qua? Questo maschio che è la Saharda, questo nero, lo vedi con le corna enormi? Ci riesci a inquadrarlo? Beh, beh, lo vedi questo nero qua? Ehi, questo mica è girato, lo vedi? Adesso le facciamo passare lì, quindi fanno il giro. Mi lo vedi questo? Perché è raro trovare animali così, di questa razza, mi. Inquadra quel nero bene. I cani praticamente li difendono da tutti gli attacchi degli animali, dalle volpi alle persone, a tutto. Ma anche in pieno giorno Anche in così. pieno giorno, di notte, piovendo, acqua, tutto. Con ogni tipo di tina, non le mollano mai le pecore, non lo vedi? Rimangono dietro e avanti, gli altri vanno davanti, gli altri cani. Visto? L'abbiamo trovata già grande, però la rispettiamo, la pulizia, tutto, la riserviamo dai fuochi, tutto, stiamo attenti che non ci va fuoco, capito? È una pianta che ha almeno 3 quintali di sughero, praticamente ci dà anche sostentamento, se tu la rispetti la pianta.
ci mangi sempre, cioè stai guadagni, non è che guadagni, ti aiuta a compensare con le altre cose, con tutta questa crisi che ci è venuta. Visto, una bella pianta ti dà quello, poi puoi fare molte cose, puoi fare i recipienti per mangiare, cioè le estrazioni da anno a anno, non lo vedi che più o meno gli spessori sono uguali, da qua a qua, cioè gli spessori, lo vedi che è uguale a questo. Sì. Infatti è bello perché è su un esemplare grosso, vedi la realtà, infatti. Questa è una pera antica, questa avrà messa assieme a noi, ha più di anni di capito. Guarda che fusto che ha. È come quelli, quella, ma questa magari l'innesto è stata fatta più bene degli altri, non si è valticchito. Capito? Adesso io cosa faccio? Questa primavera, rilevo i polloni da lì e mi innesto un sacco di piante qua, così questa razza di pera non la perdo. Un albero da pera dura poco, già fatto così, invece quando innesti nelle piante, questo... Lo sai che questo magari sarà stato più o meno dall'età dei nuragici, forse più o meno siamo lì. Questo era un albero, lo vedi? Questo era un albero grande, ma grande, l'ho tagliato, lo vedi l'innesto? Lo vedi come ha fatto l'innesto? Guarda, questo ha attecchito. Questo è un innesto di fico buono. Questo era un salvato che non dava manco frutti, questo. L'ho messo l'innesto, l'ho innestato e tutto, ho visto là nella pianta. Un fico, così. Okay. Cosa fai? Non c'ho il coltello. Capito? Così. E terra fino a... Poi la terra glielo metti così almeno. Così di terra, così lui gilli a lui, non prende aria, non prende niente, e lui cosa fa? Il lega, come ha fatto lui, visto che ormai c'è quasi tutto legato il tronco, ne è rimasto con un pezzettino. Sì. Quindi qua al bordo perché c'è la linfa qui? Sì. Ok, e qui, ma la punta deve essere proprio, come dire, come se fosse un... A scalpello. Ok. A scalpello deve essere, capito? Ok. Ha fatto un clima quest'anno che ha piovuto tutta l'estate. E quindi lei sta facendo vedere che è contenta, capito? Quella mette le ghiande, lo mangiano maiali, cinghiali, le pecore, le mucche, tutto lo mangiano. C'è la quercia da sughero, la quercia normale, e questo ha un altro nome, noi la chiamiamo elic. Non è in italiano, non lo so come non dice. Sì, è leccio. Leccio. Questo è un leccio. Guarda dove è cresciuto, lo vedi la pietra come l'ha inclinata, l'ha aperta. Questo è un lentischio, è difficilissimo trovare un albero così di lentischio. Guarda dove la forza della vita che cosa fa. Ha aperto la pietra in due e si è impossessato anche della pietra. La vedi? Guarda quest'altro che cosa ha fatto. È riuscito a coinvolgere anche la pietra come ostigno, le radici che la forza che hanno. Questi sono altri lentischi? Questi sono lentischi, sì. La vedi questo? Questo è un monumento vivente. Come fai tu? Solo una persona che non capisce niente può far male da queste piante così, come fai? È impossibile tu uno, però purtroppo ci sono quelle persone che fanno quelle cose. Stavo buttando molta acqua, cosa ha fatto? L'ha caricata di acqua e poi ha preso e l'ha strapolata al vento. Ne manca la metà, poi ci avviciniamo a vederlo, capito? Vedi che cosa manca, come è stato strapolato, manca più della metà, ne manca. E qua abbiamo fatto la musica delle piante. Lo vedi, guarda qua, la cosa nuova, la vedi,
la legna giovane, lo vedi? C'ha le rughe giovani, capito? Invece lo vedi che questa è una ruga vecchia, lo vedi? La vedi tutte le rughe giovani? Tipo un anziano, no? E un giovane che va a invecchiare, lo vedi che sta crescendo, lo vedi tutta la linea nuova, proprio come è alimentato lui, che sta bene, che è contento. Dude, praticamente è un uccellino piccolo piccolo, fatto col muschio. Tutto il vestito è fatto col muschio. Ah, trovano anche il riparo, gli animali trovano nelle piante, sono le case degli animali. Crescendo si sta appoggiando perché vuole un sostegno, capito? Ehi, taglio! Eeeh, basta! Ehi, ehi! Vediamo chi trova gli olivastri millenari. L'insegnamento delle piante che mi ha più attratto è il rispetto per le piante. Il rispetto da piccolino me l'hanno insegnato mio nonno, mio padre, che deve avere rispetto delle piante per ottenerne beneficio. Perché quando hai rispetto delle piante è naturale che ne avrai beneficio. Abbiamo fatto questa manifestazione della musica delle piante per sensibilizzare la gente, per poter dire alla gente che è viva. Se poi hai notato anche giù c'è un tronco bruciato dal fuoco, anche quello l'ho portato per farla vedere alla gente che cosa, che danno fa il fuoco. Quali somiglianze vedi tra uomini e piante? Per me sono uguali. C'è anche una pianta da piccola, la allevi e la addrizzi. Un bambino lo allevi e lo addrizzi man mano che cresce. E la pianta è la stessa cosa. Cioè, come ti dà beneficio l'umano, ti dà beneficio la pianta. È uguale, siamo simili.